Sono le 19:06 del 2 maggio 2024. Mi trovo il mio orto. Ecco la malva, vedete? Però qui ci sta un po' di erba. Quindi, per pulire. Vabbè, questa. Allora. Vabbè, faccio vedere una cosa, eh. Guardate. Come grande la madre, guardate, tutta salute, vediamo un po', poca roba di qua, ecco qui, un po' di qua, ma vabbè, poca roba, questa fa bene la madre, ai loro organismi, disintossica, lenisce tutto. Le infiammazioni di tutti gli organi del corpo umano, fresca fresca, in mezzo è nato anche il marrubo, sono gli all'ortica, ma non è l'ortica, è sempre uso erboristico, mentre qui, ecco qui, c'è un po' di ortica, ecco l'ortica, il mio giardino botanico, biologico, tutto per la natura. Allora, riporto un po' di ortica, riporto un po' di malva per fare l'invuso bene. E anzi qui, vedete, pure la fava. Ci stanno qua, ma vabbè, c'è tutto. Ma però l'orto se si lavora produce, se non si lavora non nasce niente. Guardate, eh? Qui c'è l'erba cipollina e devo dare, ecco, ortica. Ecco qua l'ortica, ecco l'altra malva. Qui devo dare una pulita. Erba cipollina, siccome c'è stata la pioggia. Allora, un po'. Adesso vi faccio vedere. Vedete, così, così. Vabbè, qua domani questa è tutta mezza spianata. La devo sistemare. Qui con la pioggia ha fatto progressi. Guardate com'è bella la santoleggia. Ah, la santoleggia selvatica. Un miotto. La salvia selvatica. Il timo al limone. Questo veramente l'ho comprato. Sì, c'è il profumo di limone. E le fragole. Sì. Questo per qualche giorno cominciano a maturare. E le fave. Sto sotto un albero di mela il mio orto.